Ben ritrovati in diretta con Buongiorno Dottore, nuovo appuntamento qui dagli studi di Rete 7. Io per cominciare vi ricordo come sempre i contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione a partire dal numero di linea fissa che è lo 011-0600-774 per parlare e telefonare con i nostri medici, con i nostri esperti. Se invece volete inviare un SMS o WhatsApp, il numero è il 348 80 40 254. Noi, 254. Lo vedete anche in sovrimpressione. Noi siamo in attesa di collegarci con il cardiologo, dottor Gianluca Alunni, che dovremmo avere proprio a istanti in diretta. Si parla dunque di cuore, di cardiologia, brevissimo, ecco ce l'abbiamo, eccolo qua. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Benvenuti, mi sentite? ok, allora buongiorno dottor Alunni, dunque si parla di cuore. Dicevamo, quest'oggi nella nostra diretta noi abbiamo scelto come tema un tema abbastanza classico in ambito cardiologico che è quello della fibrillazione atriale. Poi le dico già, dottore, ci sono alcuni argomenti di attualità che vorrei sottoporre, parlare con lei. Si continua purtroppo a parlare di aumento della mortalità legata proprio a ragioni cardiache da quando c'è la pandemia. È un tema che abbiamo già affrontato, purtroppo è un tema che non sembra scemare, però se avremo tempo vorrò poi la sua opinione. Detto questo, però, dicevamo, partiamo da un tema classico, spieghiamo proprio cosa si di cosa si parla quando si parla di fibrillazione atriale. Sì, ma la fibrillazione atriale è un'aritmia legata fondamentalmente all'insorgenza di questa anomalia della conduzione dell'impulso elettrico del cuore che solitamente si genera sulle cavità atriali per un meccanismo che può essere svariato, quindi classico la dilatazione atriale, cioè queste due camere si dilatano, si distendono e quindi questo genera una sorta di cortocircuito e quindi innesca questo tipo di aritmia che il paziente avverte fondamentalmente. Qualche volta dura pochi minuti, mentre può durare anche più ore. La caratteristica di questa aritmia fondamentalmente è quella del rischio embolico, cioè è un'aritmia che ha un elevato rischio embolico, cioè questa anomala contrazione dell'atrio dovuta a questo meccanismo aritmico fa sì che si possano formare dei coaguli, soprattutto in una zona del cuore, che è questa auricola, auricola sinistra, che è una specie di tasca all'interno dell'atrio. Quando il cuore torna a battere normalmente, o qualche volta se non torna a battere normalmente, questo coagulo può, diciamo così, staccarsi dalla sua sede, quindi embolizzare, di solito embolizza a livello cerebrale. Quindi qualche volta il primo sintomo purtroppo della fibrillazione atriale è uno stroke che noi definiamo inizialmente crittogenetico se non abbiamo la dimostrazione dell'aritmia. E qualche volta è anche difficile andarsi a trovare l'aritmia perché questa aritmia ha una caratteristica di essere anche alternata a lunghi periodi in cui il cuore batte in maniera normale. Quindi davanti a un ictus, chiamiamolo così, criptogenetico, cioè senza una causa apparente, una dissezione dell'arteria carotidea o altro, ecco, la ricerca di questa fibrillazione atriale, soprattutto se il paziente ha più di 55 anni, è una cosa da andare sicuramente a cercarsi. Oggi abbiamo a disposizione diversi test per cercare questa fibrillazione atriale, uno di questi è l'Holter, anche se è limitato da una questione temporale, perché l'Holter fondamentalmente registra il battito del cuore per 24 ore, quindi se siamo in quel caso in cui la fibrillazione atriale ha un carattere di, si dice, parossistico, cioè è presente e poi passa, a quel punto diventa più difficile, quindi possiamo utilizzare delle metodiche diverse, anche un dispositivo da impiantare sotto la cute che si chiama loop recorder, che ha una durata fino a 3 anni, quindi che fa dei loop di registrazione in più può essere attivato dallo stesso paziente. Qualora abbia dei sintomi o di batticuore oppure dei sintomi più strani, perché non sempre c'è il batticuore, qualche volta si avverte quella che noi definiamo dispnea, cioè una stanchezza nel camminare, qualche volta solo astenia, quindi non sempre il sintomo classico è il cardiopalmo, cioè il batticuore.
011-06-00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Le chiedo alcuni semplici chiarimenti. Il dottore ha parlato di che tra i sintomi c'è lo stroke. La parola stroke, ma lei mi corregga se sbaglio, è spesso associata alla parola italiana infarto, sì, da cui diciamo la stroke unit... Sì, diciamo che è una anomalia ictus, che può essere, diciamo che può essere un ictus, sì, esattamente, ictus. Che può essere ischemico o emorragico, ecco, quindi solitamente quello della fibrillazione atriale è un ictus ischemico, cioè si ha un'occlusione di un'arteria cerebrale, quindi nelle sue diramazioni, e quindi genera un sintomo, e quindi una lesione cerebrale e successivamente un sintomo legato alla zona interessata da questo deficit di afflusso sanguigno. Diciamo che il meccanismo è lo stesso dell'infarto, solo che l'infarto colpisce il muscolo cardiaco, mentre chiamiamo così l'ictus colpisce il cervello fondamentalmente. La caratteristica della fibrillazione atriale è quella di avere un embolismo sulle zone corticali, quindi più esterne della testa rispetto a quelle che si riscontrano magari negli ipertesi, che sono microlesioni della zona centrale. Questa è una caratteristica che si è evidenziata facendo una serie di risonanze magnetiche a pazienti che avevano una fibrillazione atriale misconosciuta. Le chiederei ancora le persone più a rischio e se c'è un modo per provare almeno a prevenire fenomeni di questo genere, anche proprio come stile di vita. Ma le persone a più rischio di solito la fibrillazione atriale è caratteristica anche dell'età, quindi l'età sicuramente come tutte le altre patologie è un fattore di rischio. E poi tutto ciò che altera, chiamiamo così in maniera organica, la struttura del cuore, quindi valvulopatie, per esempio tutto ciò che riguarda quelle valvulopatie che tendono a dilatare le camere atriali, quindi insufficienza della valvola mitrale, dove questa camera si ingrandisce per un sovraccarico di volume, o per esempio la stenosi mitralica, quindi dove in questo caso il sangue ha difficoltà a uscire da questa cavità atrio, quindi lui tende a dilatarsi. L'ipertensione è una causa di, a sua volta, di fibrillazione atriale, quindi non c'è soltanto un meccanismo. Diciamo che tutto ciò che struttura, che altera la struttura cardiaca e ne dilata le camere può provocare la fibrillazione atriale. E poi esiste anche una fibrillazione atriale che noi definiamo legata a un ipertono vagale, quindi che capita più frequentemente. L'abbiamo perso un attimo, dottor Alunni. Allora, è l'ultimo caso, diciamo, l'ultimo fattore di rischio, ci diceva, per la fibrillazione atriale. Adesso la sentiamo. All'ipertensione, che comunque è un fattore di rischio anch'esso, perché genera delle anomalie strutturali nel cuore a lungo andare, ma esistono anche dei pazienti che hanno fibrillazione atriale che non hanno una cardiopatia strutturale e magari hanno quello che viene definito un ipertono vagale, quindi un'anomalia dell'impianto elettrico, e quindi questo per esempio avviene magari sotto un trigger gastrico, distensione gastrica può scatenare degli episodi di fibrillazione atriale. Ecco, queste sono più o meno le cause. Sicuramente l'età e l'anomalia strutturale del cuore sono le cause più importanti. Prevenirla, sì. Sulla prevenzione dipende dal rischio del paziente, nel senso che ognuno di noi ha, in base alle sue caratteristiche strutturali anatomiche e fattori di rischio, un rischio di sviluppare qualsiasi malattia come quello della fibrillazione atriale. Quindi se noi abbiamo un paziente che ha una valvulopatia, un atrio sinistro molto dilatato, ecco, quello è un paziente che va monitorato, perché sappiamo che potrebbe sviluppare questo tipo di aritmia. Possiamo soltanto monitorizzarlo o utilizzare dei farmaci che in realtà cercano di prevenire l'insorgenza. Purtroppo, se non documentiamo la fibrillazione atriale, non possiamo utilizzare quello che è il farmaco più importante, cioè l'anticoagulante, che è il farmaco che previene e che riduce fondamentalmente il rischio di questo evento embolico cerebrale, quindi dell'ictus secondario. Perché purtroppo, finché non abbiamo la diagnosi di questo, che la causa sia questa aritmia, ecco, non possiamo utilizzare empiricamente gli anticoagulanti, che hanno una prescrizione ben definita. Quindi diciamo che è un'osservazione clinica, si consiglia al paziente di ascoltarsi, di monitorizzarsi, e nei sospetti molto alti, ecco, possiamo utilizzare quel dispositivo che vi accennavo prima, questo loop recorder, se abbiamo un forte sospetto che il paziente possa avere dei disturbi legati alla fibrillazione atriale. Intanto dovremmo avere una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto?
E questa era una falsa partenza. Allora 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta. 348 80 40 254 il numero per mandare sms o whatsapp. Dottor Alunni, io volevo chiederle, aprire una piccola parentesi, perché ha parlato molto di aritmie e anche di batticuore. Ecco, credo, ma poi ci dirà lei, sia opportuno precisare che non necessariamente, se è vero che possono esserci anche altri sintomi completamente diversi, è anche vero il contrario, cioè aritmie e batticuore non significano assolutamente fibrillazione atriale. Sì, sì, certo, cerchiamo anche di tranquillizzare gli spettatori, nel senso che il sintomo è una cosa, quindi uno può avere il cardiopalmo perché può avere una sorta di, chiamiamola, tachicardia anche fisiologica, quindi può avere il batticuore senza che esso sia legato a un'aritmia specifica e nel fattispecie alla fibrillazione atriale. Quindi il sintomo va sempre indagato e va sempre confermato con tutto ciò che abbiamo a disposizione per escludere la presenza o confermare la presenza dell'aritmia. Ma non è tutte le persone che hanno batticuore che in realtà hanno la fibrillazione atriale o hanno una tachiaritmia. Allora, intanto dovremmo avere una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Anna e chiamo da Torino. Buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda al dottore. Prego. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Io prendo la mattina il bisoprololo da 1,25 e un'altra le prendo la sera da 1,25, però da qualche mese mi capita che quando mi sveglio così di notte mi batte di più il cuore, mi devo preoccupare o no? Ma direi che il sintomo è un sintomo abbastanza diffuso e non sempre legato a una patologia. Una cosa che bisogna sempre indagare quando si hanno questi risvegli improvvisi, quasi che danno un senso di soffocamento, come se uscissi improvvisamente dall'acqua, ecco. Cercare di indagare se uno va in apnea, perché l'apnea può dare questi sintomi dove uno si sveglia magari durante la notte improvvisamente con il batticuore. Ecco, perché quando si va in apnea tendenzialmente si smette temporaneamente di respirare, quindi se l'apnea è molto lunga il sintomo che viene fuori è quello di svegliarsi di colpo. Se è frequente questo suo disturbo. Pronto? Sì, abbiamo perso un attimo il dottor Alunni. Allora, dottore, eravamo rimasti. Ecco. Se invece il disturbo è frequente e poi l'abbiamo perso. Sì, scusate, probabilmente la connessione che è un po' perché se il disturbo è frequente, allora nel suo caso si può utilizzare l'Holter. L'Holter è questo apparecchio che registra le 24 ore il suo battito. Si può anche utilizzare un Holter più lungo, abbiamo a disposizione oggi fino a 48, fino a 15 giorni di registrazione, e questo ci dice se quel suo batticuore che lei avverte in realtà è legato a un'anomalia, chiamiamola così, elettrica, quindi legata a un'aritmia oppure no. Quindi queste sono un po' le due o tre cose che potrebbe indagare. Allora, grazie, salutiamo la nostra telespettatrice, andiamo a leggere un messaggio. Buongiorno, ho 18 anni, da bambino mi hanno diagnosticato il soffio cardiaco, posso fare il vaccino anti-Covid? Grazie, Ivan da Torino, poi andremo anche con una telefonata. A dire che oggi non abbiamo controindicazioni alcuna a non vaccinarsi se uno ha un soffio cardiaco, anzi il consiglio è più si è, tra virgolette, si hanno patologie cardiovascolari, più si è a rischio, quindi il consiglio di vaccinarsi. Perciò assolutamente non vedo una controindicazione alla vaccinazione, tenendo conto anche delle caratteristiche poi magari del soffio che non c'è più, quindi magari un soffio era quello che veniva definito un soffio innocente, poi è sparito. Quindi, però il messaggio è che più si hanno patologie, quindi più si è pazienti fragili, più c'è l'indicazione a vaccinarsi. Quindi non è che se si hanno patologie non ci si deve vaccinare. Grazie dunque, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto. Allora, buongiorno, prima regola assolutamente abbassi a zero il volume del suo televisore, vabbè adesso però le regole sono regole, non se la prenda così signora, scherzo, comunque magari richiamerà. Noi cogliamo l'occasione per ricordare sempre che è tassativo, fondamentale abbassare a zero l'audio del televisore, togliere l'audio del televisore e parlare dal telefono. Pronto? Buongiorno,
lei, buongiorno dottor Alunni. Io sono un malato di ipoacusia. Buongiorno, ci posso dire, abbia pazienza, come si chiama e da dove chiama, per cortesia? Sì, io sono veterinario, chiamo da Torino. Sì. Sono un malato oncologo. Sì. Un tumore, mi ha dato un tumore, sono 4 anni che faccio chemio. A giugno ho avuto un attacco di... ho avuto più, come si dice, al cervello, un ictus. Sì. Me l'hanno curato, mi hanno dato una due pastiglie da prendere per fuori il sangue, una pastiglia per il cuore. Io il cuore che da quando sono nato ogni tanto fa dei stati suoi, e da quando queste pastiglie sono i miei piedi, che si gonfiano come un pallone, mi hanno dato una pastiglia il mio oncologo, con il libro di Gigi. Adesso non capisco la motivazione. Se lei può darmi una piccola informazione, sarei molto onorato. Sì, diciamo che lei è un paziente un po' complesso perché ha una serie di patologie, se non altro anche una patologia, diciamo così, patologia neoplastica che ha richiesto un trattamento. E quindi non so se poi ha fatto un trattamento chemioterapico oppure no, che sappiamo qualche volta che i trattamenti chemioterapici possono dare avere come effetto collaterale provocare delle anomalie cardiache, senza andare nel dettaglio di quello che possono essere. Il fatto che abbia avuto un evento ischemico cerebrale va indagato. Ecco, abbiamo parlato prima della ricerca di questa aritmia della fibrillazione atriale, quindi se ha intanto sente il cuore che va un po', diciamo così, per conto suo, ecco, un consiglio è quello di eventualmente, se è molto frequente, di con il suo curante magari di organizzare questo Holter 24 anche 48 ore. E poi bisognerebbe capire com'è strutturalmente fatto il suo cuore, quindi fare eventualmente un ecocardiogramma per vedere se le sue camere sono grandi, se c'è una valvulopatia, cioè se ha un rischio più alto di avere sviluppare questa aritmia. Un'altra cosa che bisogna fare è, perché va anche detto che non tutti gli eventi ischemici cerebrali sono legati alla fibrillazione atriale, uno screening delle arterie, quindi dei tronchi sovraortici, che sono queste grosse arterie, queste carotidi che portano poi sangue verso il nostro cervello, che non abbiano dei restringimenti, quindi delle stenosi, delle placche magari instabili. Ecco, quindi ha una serie di, secondo me, cose che deve fare per cercare di capire quale può essere la causa. Questi punti secondo me possono essere cominciati a mettere uno sopra l'altro e poi tutti insieme con il curante cercare di capire quale possa essere la causa più probabile. Allora grazie dunque, naturalmente in bocca al lupo. Intanto noi andiamo a leggere un messaggio. Mio marito, 53 anni, soffre di fibrillazione atriale, ha fatto l'ablazione, ma i sintomi, anche se più leggeri, continuano, non gli hanno dato nessuna terapia. Vorrei sapere se con la diagnosi di fibrillazione atriale può avere una percentuale di invalidità. Grazie, poi andremo anche con una telefonata. Ma, allora, intanto il marito è giovane, 53 anni, quindi secondo me è stata un'ottima scelta quella di fare l'ablazione. Sulla terapia successiva all'ablazione dipende un po' dalle caratteristiche del paziente e da qual è la probabilità che la fibrillazione, anche facendo l'ablazione, possa recidivare in una persona giovane. Tendenzialmente una delle opzioni, cioè quella dell'ablazione, è anche per evitare che il paziente debba assumere dei farmaci, sia antiaritmici che nel qual caso anticoagulanti. Qualche volta... No, perché abbiamo la prosecuzione del messaggio, dottore, ecco qua. Praticamente gli hanno detto che tali farmaci provocano patologie come l'impotenza. Sì, sì. E quindi dicevamo, qualche volta noi non diamo farmaci, anche perché abbiamo l'impossibilità di darli, perché magari, non so, il paziente ha una bradicardia sua, cioè un battito già più lento, quindi gli stessi farmaci che ci proteggono dalle recidive in realtà rischiano di dare delle bradicardie. Nel caso specifico bisognerebbe capire quali sono le caratteristiche anatomiche del cuore, se è il caso di dare dei farmaci antiaritmici o meno, tenendo conto che sì, alcuni farmaci possono generare un po' di disfunzione, ma non tutti i farmaci la provocano. Quindi io quando sento i pazienti che mi dicono sì, la disfunzione erettile, in realtà non sono sempre convinto che possa essere così, quindi qualche volta faccio fare anche una valutazione urologica, perché può esserci anche quella componente, ed esiste una sorta di
autocondizionamento, perché sappiamo che quel farmaco fa venire i capelli rossi e quindi anche se non abbiamo poi i capelli rossi ce li vediamo rossi, quindi questo è quello che posso dare come consiglio alla signora. Quindi non sempre il farmaco in realtà dà quell'effetto collaterale che noi leggiamo, soprattutto sotto la sfera sessuale, dove c'è una componente soggettiva molto molto importante. Psicologica, che andiamo con una telefonata, è quello che capita anche un po' con i vaccini anti-Covid, che hanno, possono avere effetti collaterali, ma a volte sono indotti anche dalla testa, qualche momento un po' così. Allora, intanto sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, mi senti? Non la sento. Noi la sentiamo, credo che debba abbassare a zero l'audio del suo televisore completamente. Aridaie, va bene, voleva tenere la TV alzata. Allora, ecco, forse abbiamo di nuovo la nostra telespettatrice. Pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottore. Sono Roberta e chiamo da Rivoli. Buongiorno. 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 Volevo chiedere al dottore una precisazione che in effetti in questo periodo non riesco bene a comprendere, o almeno ho delle difficoltà. Dunque, io ho delle persone a me vicine che si sono sottoposte a vaccinazione che hanno avuto dei problemi, non sto ad elencarli per evitare diciamo problematiche, comunque è abbastanza problemi abbastanza seri, abbastanza gravi, sia a livello di cuore che proprio di trombosi. Ecco, volevo chiedere come mai una volta, per esempio, prima di prendere o assumere un medicinale si facevano dei controlli, degli esami del sangue, dell'emocromo, e invece adesso per questo tipo di siero viene dato indiscriminatamente a tutti come un fatto proprio quasi un'acqua santa, ecco, e non si riesce più ad avere degli esami prescritti per chi magari è intollerante all'alluminio, al mercurio o quelle sostanze che sono sempre stati presenti nei vaccini, perché anche mia nonna era infermiera e sapeva bene queste cose. Ecco, perché piuttosto che dire fate tutti, adesso non c'è più, ma c'è quasi proprio una leggenda che dice fate di tutti a prescindere, poi se avete problemi dopo curiamo. Non sarebbe giusto di nuovo ritornare a fare l'opposto come tanti anni fa? La ringrazio tantissimo, sì. Dottore. Grazie a lei. Grazie a lei, qui esuliamo un po' dal contesto cardiologico stretto. Certo. Esatto, lì bisognerebbe poi chiedere a chi è più competente. Quello che posso chiedere, dire alla signora è questo, le rispondo con una domanda. Perché tutti prendono la tachipirina quando, se uno va a vedere nel controindicazione alla tachipirina, in realtà c'è una controindicazione che si chiama, c'è un effetto collaterale che si chiama aplasia midollare, eppure la tachipirina la prendiamo, la diamo ai nostri figli senza porci tanti problemi. La seconda cosa che voglio dire è che i rischi che noi corriamo in qualsiasi somministrazione farmacologica viene pesata dal rischio che questa condizione farmacologica ha come protezione. Cioè, io do un farmaco cardiologico che può avere effetti collaterali, banale, la tosse, so che fa venire la tosse, però so che il farmaco protegge. Sulla vaccinazione Covid, perché è di questo che stiamo parlando, in realtà noi sappiamo che i rischi di non vaccinarsi sono molto molto più alti di avere, dal punto di vista cardiologico, miocarditi, dal punto di vista polmonare, polmoniti, ma polmoniti tromboemboliche che richiedono eventualmente un'intubazione, la necessità di utilizzare una CPAP, eppure ci chiediamo perché ci fanno vaccinare. La terza condizione, che secondo me è importante dire, è importante sapere, è che nessuno obbliga nessuno a vaccinarsi, o meglio, se uno non si vuole vaccinare ed è libero di non vaccinarsi, però se vuole fare una vita sociale, se vuole andare a trovare i nonni, i parenti in ospedale, deve fare il tampone ogni 72 ore, ma questa è una protezione per se stesso, è una protezione per le altre persone con cui condividiamo una sorta di vita. E quindi su questa campagna dell'effetto collaterale della vaccinazione, in realtà io non sono tanto d'accordo. Sono d'accordo che la scienza e la medicina è creata per proteggerci e non per farci del male, e se gli scienziati, i medici giudicano che un vaccino protegge, e noi oggi ne abbiamo la conferma perché vediamo i nostri ospedali che non sono come quelli di prima, o ci fidiamo o scegliamo un'altra strategia, che può essere anche quella di rimanere chiusi in casa senza uscire. Questa è un po' una campagna che io faccio, perché tanti mi chiedono la vaccinazione. Io ho, nei miei figli sono tutti vaccinati dai 14
ai 21 anni, e quando ci hanno proposto di vaccinarsi noi medici, io non sono stato tanto a chiedermi che vaccino mi facevano, se aveva degli effetti collaterali oppure no. L'ho fatto perché faccio il medico, devo essere protetto io e protetti gli altri, e perché è l'unico modo per uscire da questa situazione. Allora abbiamo una... Ho cambiato un po' l'aspetto cardiologico, ma era... Sì, ha voluto ribadire, diciamo, certo, mettere in chiaro. Allora abbiamo una telefonata, pronto? Non la sento. Pronto, buongiorno, come si chiama, da dove chiama? La signora di prima che non ci sente, va bene. Abbiamo intanto un messaggio. Andiamo prima con una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama, da dove chiama? Buongiorno, sono in linea? Sì, è in diretta, signora. Ci ricordi come si chiama, da dove chiama? Ah, mi scusi, allora, buongiorno, dottore, buongiorno a voi. Bella questa trasmissione, veramente a me piace, la seguo sempre. Comunque, ascolti, dottore, io volevo fargli una domanda. Comunque sono Caterina di Chivasso, chiedo scusa Caterina che non mi sono ricordata. Grazie per i complimenti, Caterina, prego. Di Chivasso, buongiorno, dottore. Volevo chiedergli una cosa molto urgente, possibilmente, perché stamattina mia figlia mi ha chiamata da lavoro dicendomi che aveva i battiti accelerati a 1000, per modo di dire, lei ha detto così. E poi aveva un po' di dolorino vicino, sopra il seno e poi a fianco dove c'è l'ascella. Che cosa potrebbe essere, dottore? Mi devo preoccupare? Signor, è difficile fare una diagnosi per telefono, nel senso che intanto dipende da cosa intendiamo per battiti a 1000, ecco, questa è la prima considerazione. Per darle un'idea, diciamo che una, mettiamola così, aritmia, soprattutto perché credo che sua figlia sia giovane, che ha un significato... Sì, ha 37 che può dare anni, dei sì. Mia figlia c'ha 37 anni. Vabbè, direi che è giovane, e quindi che abbia un sintomo importante, deve andare almeno a certe frequenze, diciamo che una frequenza più o meno che alza il livello di guardia dei 130 e 150 battiti al minuto. Questo è il primo punto, e questo è un aspetto. Il fastidio in realtà è un fastidio molto laterale, che per noi è poco specifico, e quindi se questa aritmia è durata, questa sensazione, perché poi non sappiamo se sia un'aritmia, quindi questo suo sintomo è durato molto poco, in realtà il livello di guardia si abbassa, quindi dire se poco, si deve preoccupare, no, io non glielo so dire. Quello che le so dire è che ci si preoccupa quando questa sensazione di batticuore genera dei sintomi importanti, mancanza di fiato importante, sensazione di svenire o svenimenti. Ecco, questo diciamo che per noi aumenta molto il livello di guardia, e l'insorgenza di questo sintomo. Le faccio un esempio: se uno corre dietro al pullman, di corpo sente batticuore e sviene, ha un significato per noi importante. Se una persona era a cena o a pranzo, ha bevuto un bicchiere di vino bianco piuttosto che ha bevuto la Coca-Cola e sente un po' di batticuore senza altre manifestazioni, siccome lui, dottore, lei, mia figlia, il livello dottore, sì, dottore, mia figlia soffre anche un po' di pressione bassa, è dovuto anche a questo, no? Che soffre di pressione bassa, mia figlia soffre anche di questo. Non sempre gli vengono questi battiti, non sempre, rare volte, però siccome lei soffre di diciamo un po' di questa pressione bassa, è dovuta magari forse a quella, forse, non lo so, lei, dottore, da lei. Assolutamente sì, nel senso che chi ha degli episodi ipotensivi, perché già soffre di pressione bassa, come dice lei, quindi è fondamentalmente un'ipotesa, se la pressione si abbassa, caratteristicamente il cuore risponde con un aumento dei battiti, con un aumento di frequenza per garantire la portata, cioè il volume di sangue che deve uscire. Quindi è caratteristico anche chi ha, e quindi ha un riscontro clinico molto poco pericoloso, chi ha questi sintomi con queste sensazioni di tachicardia e ha fondamentalmente pressione bassa, magari era fermo, insomma, sono tutti una serie di meccanismi che a noi guidano verso una diagnosi importante oppure verso l'esclusione di cose importanti. Grazie, dunque leggiamo un messaggio. A mio marito di 69 anni hanno messo 3 palloncini e una retina al cuore, ma adesso gli si è gonfiato il seno destro. Il medico di base gli ha fatto fare un eco, ma non risulta niente. Mio marito è cardiopatico, ha insufficienza renale e diabete di tipo 2. Volevo sapere come mai. Grazie, poi andremo anche
con una telefonata. Sì, direi che il fatto che gli sia gonfiato il seno destro non ha tanta attinenza col fatto che abbia fatto degli stent sulle coronarie, da quello che capisco. Una cosa che gli posso consigliare è di guardare che tra la sua terapia non ci sia un farmaco che si chiama spironolattone, cioè che noi utilizziamo, che è un risparmiatore di potassio, che delle volte si dà come cura nei pazienti che magari hanno una patologia cardiaca importante oppure hanno uno scompenso cardiaco, quindi lo diamo come farmaco aggiunta al diuretico, e in questo caso può il risparmiatore di potassio dare un po' di ginecomastia. Ecco, questo potrebbe essere una possibilità, soprattutto quando si fa poi un eco e non si trova nulla, quindi non so esattamente che terapia prenda, ecco, ma come consiglio guardare se tra la sua terapia, visto che è un paziente che ha insufficienza renale, il diabete, una serie di farmaci che prende, guardare se tra questi farmaci esiste anche questo spironolattone. Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Laura da Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottore. Siccome io ho fatto il vaccino il 20, no? Dopo 3 giorni ho avuto uno svenimento, è partito dalla testa, dalla nuca, fino a tutta la testa, stavo perdendo i sensi, una debolezza manifesta proprio, non mi reggevo in piedi, e sono stata 2-3 ore così nel letto, non avendo nessuna forza fisica. Poi è passato tutto, mi si è alzata anche la pressione, 140, mi pare 80, ma forse di più. E quindi ora io, facendo il secondo vaccino, ho paura, perché lo dovevi fare il 24. Qui siamo di nuovo su te. Sì, qua siamo di nuovo un campo un po' specifico. Non credo però obiettivamente che il sintomo, cioè che la vaccinazione le abbia prodotto quel sintomo, anche perché vede, un sintomo, cioè una rondine non fa primavera, cioè un sintomo riferito una volta sola, è difficile che un farmaco abbia una reazione a 3 giorni con un sintomo così, perché non è neanche nelle caratteristiche del vaccino. Poi tutti i vaccini possono dare un po' di malessere generale, un po' di febbre, febbricola, insomma, no, però il sintomo sembra veramente, veramente poco specifico. Io quello che le posso consigliare è di dirlo comunque quando andrà al centro vaccinale, che magari la tengono un quarto d'ora, 20 minuti in più dopo che ha fatto la vaccinazione, questo sicuramente sì, però andrei a fare la seconda dose, come dico a tutti, anche chi ha avuto magari dei sintomi un po' più evidenti sulla prima vaccinazione. Ecco, questo poi, chiaro, non sono un infettivologo, non sono un esperto in materia, ma in generale questo è quello che posso consigliare. Sì, infatti io, neanche io ero, ho l'idea di fare il vaccino, ho avuto l'idea sempre di fare il vaccino, però tante cose che si sono sentite, poi infatti io non ho mai pensato fino a quel momento, poi il terzo giorno mi è venuto questa cosa, ho detto, mi sembrava anche male andare a pronto soccorso, ma era di andare a pronto soccorso, però ho detto vediamo se passa, perché era un sintomo molto, molto grave che non avevo mai avuto, capito? Era quello, grazie lo stesso. Grazie a lei, grazie a lei. Allora, 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 42 54 per i vostri sms o whatsapp, e abbiamo un messaggio da leggere. Ho la fibrillazione atriale, prendo Xarelto da 20 mg, mi procura sanguinamento gengivale che dura parecchio, anche per un'ora. Questo farmaco può scatenare emorragie importanti? Per essere fuori pericolo dall'ictus, il dosaggio di Xarelto... il dosaggio di Xarelto da 15 mg è sufficiente. Anna, che salutiamo. Poi andremo anche con una telefonata. Sì, dato, buongiorno Anna. Allora, diciamo che tutti gli anticoagulanti, quindi quella classe di anticoagulanti, senza fare specifica pubblicità al singolo farmaco, hanno come caratteristica quello di aumentare un rischio emorragico. Cosa vuol dire questo? Che se io ho una gengivite, faccio l'esempio, e non prendo quel determinato farmaco, probabilmente sanguino un pochino e me ne accorgo poco. Con quel farmaco aumento il mio rischio emorragico, ma di un'emorragia che già
di per sé esiste. Questa è la prima considerazione. Esistono eventi emorragici spontanei, sono molto rari e come caratteristica gengivale di meno. Il fatto che esista un dosaggio più basso di quel farmaco che è stato testato e non essere superiore all'anticoagulante tradizionale, che era una volta era inteso come l'anticumarolico, in realtà la copertura è efficace, però il dosaggio va prescritto in base a delle caratteristiche che vanno al di là dal fatto che sia sanguina un po' la gengiva, ma per esempio dalla presenza di insufficienza renale, che è una indicazione a ridurre il dosaggio del farmaco, quindi non soltanto dal fatto che possa sanguinare. Se il 15 mg la copre come il 20 mg, questo per dirlo bisognerebbe calcolare intanto quanti anni ha la paziente, se ha un'insufficienza renale, quanto pesa, una serie di cose che sono molto legate alla singola paziente. Il mio consiglio è quello di parlare in realtà con il dentista per capire se esiste, se c'è una gengivite, se c'è una parodontite, cosa che in realtà di per sé un sanguinamento spontaneo e senza ridurre lo xarelto. Abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si Buongiorno, chiama? Buongiorno, dottore Lunni. Sono la sua paziente. Buongiorno, signora. Dunque, le volevo telefonare. Come si chiama? Da dove chiama, signora? Basta il nome. La settimana scorsa, per chiederle un consiglio per quanto riguarda la mia pressione, che è un po' ballerina. Allora, ho avuto un attimo di pressioncina alta circa 4 giorni fa e ho dovuto prendere l'Asix per abbassarla, che poi diciamo mi si è abbassata troppo. Ma questo tasso di pressione si era regolata abbastanza bene con i Debralin che mi aveva dato l'EMO di giorno, oltre i Debralin del mattino. Però non capisco questo alto di pressione, se è stato il clima, che ho sudato proprio pazzesco, un po' di stress magari diciamo che c'è stato, oppure io non so se dargli la colpa magari alla mia carotide che è sinistra, che è un po' intasata. Comunque ci sentiremo poi alle prossime con le telefonerò io in studio. E mi dica lei cosa devo fare. Per adesso va bene la pressione, non ci sono problemi. Ma adesso, al di là del caso specifico della signora, come potete notare, abbiamo un rapporto, diciamo così, di fiducia. In generale bisogna stare attenti intanto alle automisurazioni, quindi come dicevamo prima, una rondine non fa primavera, quindi se ha un transitorio rialzo pressorio, in realtà deve essere continuativo, perché sennò rischiamo di modificare continuamente la terapia e poi trovarci in una situazione come può succedere, come poi è successo alla signora, dove la pressione scende. Quindi il mio consiglio è, se uno si automisura la pressione con tutta una serie di strumenti che oggi abbiamo a disposizione, fare più misurazioni, anche continuative, per vedere se fondamentalmente c'è una componente emotiva, magari ci sono dei battiti fuori posto, delle strasistoli che possono temporaneamente alterare la mia automisurazione, quindi oltre alla componente soggettiva. Quindi aspettare un attimo riaumentare la terapia medica. Non c'entra sicuramente la pressione alta con una sclerosi carotidea, perché la sclerosi carotidea non le aumenta fondamentalmente la pressione, che peraltro è stato un evento transitorio. 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 42 54 per i vostri sms o whatsapp. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto, sono Daniele. Da dove? Chiamo da Carmagnolo. Buongiorno. Buongiorno, sento proprio il dottore. Buongiorno. Sì, sì, prego, buongiorno. In diretta. Allora, c'è mia moglie che ha una patologia al ventricolo sinistro. È un pacemaker che fa da defibrillatore e anche come da doppia funzione, diciamo così, mi ricordo come... Sì, resincronizza i ventricoli. Esatto, esatto. Niente, per curiosità, io devo fare anche il vaccino, c'ho una malattia immunitaria. Lei può fare anche il vaccino e quale?
più specifico per questa malattia cardiologica? Allora, intanto bisognerebbe capire quant'è la forza contrattile del cuore alla base. Tendenzialmente, se noi mettiamo questo apparecchio, che oltre avere la funzione di interrompere le aritmie, ha anche la funzione di, noi diciamo, risincronizzare i due cuori, il cuore destro e il cuore di sinistra, per cercare di dare una forza contrattile al cuore, deve fare il vaccino, deve fare la vaccinazione. Noi sappiamo che la vaccinazione su pazienti fragili si preferiva fare il Pfizer, che adesso comunque è quello più utilizzato. Non ci sono controindicazioni però anche la Moderna. Secondo me deve comunque assolutamente fare la vaccinazione, sì, ancora di più quello che dicevamo prima, perché è una paziente che ha una disfunzione ventricolare, più quindi ha necessità, ed è una paziente più a rischio. Grazie, dunque abbiamo intanto un messaggio, noi lo andiamo a leggere. Eccolo qua, vorrei sapere se una donna al termine della gravidanza, mancano 3 settimane, deve fare il vaccino o deve attendere dopo il parto. La ginecologa lo consiglia prima del parto, ma ho molto timore. Ecco, domande un po' fuori tema quest'oggi, dobbiamo dire, cerchiamo magari di restare in tema cardiologico, dopodiché se il dottore è un tema importante, se il dottore vuole rispondere, per carità, ben volentieri, però... Adesso l'abbiamo perso un attimo. Questo qua mi sembra molto molto specifico, perché c'è il parere del ginecologo, quindi credo che lì abbia già dato delle risposte alla signora. Insomma, diventa per me difficile riuscire a rispondere anche a questo. Certo, assolutamente. 011 0600774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Allora, siamo quasi in conclusione. Io le dicevo prima al volo, abbiamo pochi minuti, è una notizia che c'era, che c'è ancora, però si parla di mortalità crescente per motivi proprio cardiaci in questi tempi di pandemia. Sì, adesso diciamo che soprattutto nella pandemia grossa abbiamo visto che il paziente era tra gli eventi, l'aveva a casa perché aveva paura di fare accesso pronto soccorso, perché c'era questa paura di ammalarsi in realtà in pronto soccorso, cosa che poi si è visto pagarne il prezzo dopo su alcuni tipi di malattie. Noi avevo già detto, avevamo fatto uno studio dove si era ridotto drasticamente, sembrava la mortalità intraospedale, in realtà i pazienti poi erano... Dottor Alunni, la situazione sappiamo che in realtà da questo punto di vista sta migliorando, per fortuna, anche come percezione da parte dei pazienti. Abbiamo una telefonata, la prendiamo, così insomma chiudiamo con il nostro spettatore. Pronto? Pronto, chi c'è in linea? Avevamo la telefonata, va bene. Allora prego, dottor Alunni, in conclusione. E invece questo è quello che può essere anche successo, che pazienti che hanno avuto eventi, non sono venuti in ospedale, in realtà si sono compromessi, quindi la tendenza a non venire in pronto soccorso si è sicuramente ridotta. Io ricordo a tutti quelli che hanno problemi acuti di fare un accesso, a fare l'accesso in pronto soccorso se hanno dei disturbi sospetti e stanno molto male, perché gli ospedali sono sicuramente protetti e garantiscono le cure che servono, quindi con i percorsi dedicati. Quindi questo è, perché sennò si rischia di avere poi un ulteriore effetto rebound più in là su patologie che si sono, tra virgolette, completate a casa e rischiano di pagarne il prezzo a mesi successivi. Allora, grazie, dunque, siamo in conclusione. Grazie a tutti i nostri telespettatori e grazie al cardiologo dell'ospedale Molinette di Torino, il dottor Gianluca Alunni, in videocollegamento con noi. E a presto. Grazie, buona giornata e grazie a tutti sempre. Buongiorno, dottore. Si chiude qui. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete 7. Grazie e a risentirci.